Amici di Torno Futuro, bentornati in questo nuovo video. Siamo qui adesso con l'uscita numero 45. Andiamo subito a vedere che cosa dobbiamo montare. Allora, i componenti di questo numero sono i seguenti. Avremo un pannello di controllo, un pannello dei LED, quindi una parte diciamo con l'elettronica, un alloggiamento dei comandi, degli sfiati per l'aria, una linguetta che servirà come sempre per tenere i nostri cavi che non vadano volanti, 3 viti AP e 2 viti FP. Allora andiamo subito a vedere cosa dobbiamo fare. Allora, per prima cosa ci dice di prendere il cruscotto, quindi questa parte, già tra l'altro completa di cavo con elettronica. Andremo piano piano a sbrogliare la nostra elettronica, ok. Ci dice appunto di prendere il nostro cruscotto, che è la parte 45C, e gli sfiati, che non sono altro che questi, che sono la parte 45D, e ci dice di posizionarli sopra il nostro cruscotto. Questo lo possiamo fare tranquillamente perché abbiamo un piccolo dentino in questa posizione che ci permette di non poter sbagliare appunto l'imboccatura. Allora noi lo posizioniamo in questo modo con la sua imboccatura, così capovolgendolo noteremo che ci sono i fori per le sue viti. Quindi andremo a prendere 2 viti AP dai nostri soliti sacchettini. Andiamo a prendere 2 viti AP, il nostro solito cacciavite calamitato, ok, e andremo ad avvicinare queste viti piano piano, sempre senza stringere con forza, per evitare rotture. Allora abbiamo avvitato la prima vite, adesso andiamo ad avvicinare la seconda vite, così, opla, ecco fatto, e poi col solito altro cacciavitino andremo a serrare le nostre vitine, una e due, sempre facendo molta attenzione a non stringere troppo per evitare che si possano spaccare le componenti. E abbiamo fissato gli sfiati sopra il cruscotto. A questo punto non facciamo altro che prendere la parte riguardante l'elettronica, quindi tutta la placca dei LED. Quindi mettiamo giù il nostro cruscotto e andiamo a prendere questa, che è la parte diciamo di elettronica, dove ci sono poi tutti i vari LED, e viene chiamata 45B. Quindi anche qua sbrogliamo il nostro cablaggio, facendo sempre attenzione a non fare danni, molto delicatamente, ok, perfetto. Avremo 2 cavi, uno con uno spinottino bianco e uno con il classico spinottino nero doppio. Quindi non facciamo altro che andare a prendere il nostro cruscotto capovolto in questo modo e facciamo scivolare la nostra elettronica con i cavi diciamo rivolti verso la parte esterna, quindi i LED andranno verso la parte interna del cruscotto. Quindi in questa posizione andremo a far scivolare appunto l'elettronica nella sua sede, in questo modo, così non ci si può sbagliare perché ha un senso solo. A questo punto andiamo a prendere il nostro cruscotto che abbiamo montato precedentemente e come ci fa vedere appunto in figura 5-6 andremo a far passare i nostri cavi di elettronica all'interno, i nostri 2 cavi di elettronica, se non sbaglio, direi di sì, i nostri 2 cavi di elettronica, quindi solo quelli diciamo del cruscotto 1 e 1-2 all'interno del cruscotto stesso, mentre invece quello diciamo relativo al contachilometri, chiamiamolo, andrà lasciato esterno. Quindi questo al momento non andrà passato. Quindi noi ci appoggiamo su un piano e facciamo scivolare i 2 cavi all'interno di questo foro, in questo modo, ok, così, uno
unico. Ovviamente io l'ho messo al contrario, in questo modo qua. È entrato anche l'altro, sta venendo via tutto. Allora, cerchiamo di lavorare bene, cercando di fare il meno danni possibili. Ok, allora, qui abbiamo la parte dell'elettronica alta che andrà esternamente, mentre invece questa va passata così internamente. Quindi in questo caso io ho già fatto, stavo già facendo un po' un disastro, perché stavo già per far passare un cavo male. I cavi, se si tranciano, poi non funziona più l'elettronica. Allora, ok, allora, così dovrebbe essere tutto giusto. Vediamo come mai non riesco, perché è uscita dalla sua sede. Allora, è uscito dalla sua sede. Allora, cerchiamo di rimetterlo nella sua sede. Ok, adesso dovremmo esserci. Esatto. Allora, abbiamo i nostri due cavi che sono usciti da sotto il cruscotto. Questo qua che è dietro, che rimarrà così. E la nostra plancia che è montata. A questo punto andiamo a prendere, per fissare il tutto, le nostre due vitine FP. Quindi, due vitine FP, una e una, due. Prendiamo il nostro cacciavitino. Opla. Se riusciamo con una mano sola a fare tutto. Ok, andiamo a fissare il nostro cruscotto. Ok, allora, una vite è entrata e a questo punto direi anche la seconda vite è entrata. Così andiamo a stringere. Una e una, due, e abbiamo fissato male. Ormai muove, forse ho fissato poco queste viti. Andiamo a vedere un attimino, è un po' molla, ora un po' meglio. Andiamo, questa è già stretta. Sì, ok, adesso ci siamo, prima era stretta un po' male. Ok, e avremo montato il nostro cruscotto in questo modo. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a vedere nella pagina successiva il resto del montaggio. Allora, dobbiamo prendere questa nostra linguetta, la linguetta 45E, questa, e andare a fissare, fare in modo che questi cavi non vadano a zonzo per conto loro, anche perché poi uno andrà subito qui e l'altro invece poi probabilmente andrà giù. Quindi andiamo a fissare i nostri cavi con un, vediamo se ci riesco senza dover impazzire. Allora sì, sto mettendo al contrario. Ok, allora così. E utilizzando una vite AP, andiamo a prendere il nostro cacciavite, zac, no, ho sbagliato cacciavite, opla, andiamo a fissare i cavi in modo che non vadano a zonzo. Adesso chiaramente si è spostato, lo rimettiamo. Ci vuole molta molta calma, molta molta pazienza, perché ogni cosa che si va a sfiorare se ne sposta un'altra. Ci vuole un secondo a montare male una parte. Allora,
elementi di difficoltà. Allora, vediamo se ci sta così. Allora. Giriamoci in questo modo. Forse abbiamo fatto. Ok, forse ci siamo. Ok, e abbiamo i cavi fissati e non in a zonzo. Ok, a questo punto non facciamo altro che andare a prendere la nostra plancia, il nostro cruscotto, e con una semplice pressione andremo a fissarlo qui sul cruscotto, sul cruscottino. Adesso l'ho posizionato storto, vediamo se si riesce ad addrizzare. Direi di sì. Questo è semplicemente appoggiato. Ok, perfetto. E abbiamo il nostro cruscotto assemblato in questo modo. E abbiamo anche, tra l'altro, terminato le nostre parti da montare. Quindi con questo io vi saluto e vi rimando al prossimo video.